comincia la stagione delle piogge, bombe d'acqua, allagamenti. Come ci si prepara il corpo dei vigili del fuoco di Catania? Sì, come ci prepariamo? Ci prepariamo come ci siamo preparati per la stagione estiva, ovvero saremo sempre gli stessi, quindi con un sottodimensionamento del comando ormai che è da anni che denunciamo, e con sempre gli stessi mezzi e addirittura forse con qualche motopompa in meno perché non sono funzionanti. Quindi noi ci prepariamo in questa maniera purtroppo perché le nostre denunce ormai, come dicevo poc'anzi, che portiamo avanti da anni, sono rese vane da parte dell'amministrazione. Abbiamo sostanzialmente chiesto, di riportare l'organico e quindi di portare ad attenzionare la situazione Catania in ambito dipartimentale per poi dare una nuova classificazione al comando di Catania per poter inviare uomini e mezzi idonei e sufficienti a poter garantire il soccorso in città. La carenza, come dicevo prima, degli organici, siamo costretti a garantire il servizio chiudendo i distaccamenti cittadini, o il sud o alle volte il distaccamento nord San Giovanni Galerba. Cosa succede quando si chiude un distaccamento? Ovviamente il soccorso viene comunque garantito, tuttavia si allungano i tempi del soccorso stesso. Perché chiudendo quella zona ovviamente non viene più garantita la squadra che parte direttamente dalla sede centrale in via Cesare Beccaria. Il discorso invece di Palagonia. Palagonia abbiamo parlato quando venne il capo del corpo per il problema incendio Playa, ci assicurò che nel mese di novembre sarebbe stato aperto il distaccamento e quindi sarebbero avvenuti i trasferimenti per il personale che deve ivi lavorare presso il distaccamento di Palagonia. Ricordo che devono essere tra qualificati e vigili 28 unità, devono essere decretati dal Dipartimento e al momento, visto che siamo già ad ottobre, nulla è successo. Purtroppo da anni rivendichiamo una carenza di organico e una carenza di attrezzature e mezzi nel territorio siciliano, soprattutto su 8 comandi del territorio. Noi abbiamo inviato più missive sia al Ministro degli Interni, che ormai è uscente, sia al Presidente della Repubblica, addirittura abbiamo scritto anche al Papa, per avere un poco di considerazione, perché noi Vigili del Fuoco siamo quelli delle pacche sulle spalle, dopo l'evento siamo totalmente dimenticati. Ricordiamo che le carenze di organico potrebbero essere colmate con l'assunzione dei precari, che sta man mano avvenendo, che gli idonei a concorso 250. Nel territorio siciliano la questione è ben diversa perché abbiamo un territorio di peculiarità unico dove i disastri ambientali ormai quotidianamente si succedono, le nostre infrastrutture sono molto carenti, perciò ci vogliono interventi mirati, interventi che si devono fare anche sull'attrezzatura dei vigili del fuoco che ormai è totalmente cambiata con i tempi che sono ormai di nuova generazione.